Presidente Campagna, grazie all'ATM, i parcheggi a Messina diventano smart. Sì, diventano smart, è un progetto al quale abbiamo già lavorato da un po' e che si inquadra in un piano un po' più complesso che quello ad esempio dell'infomobilità, che era stata già programmata, inserita nel nostro piano industriale e in pieno raccordo con l'amministrazione comunale e secondo quelle che sono le indicazioni del PGTU, del PUMS. Quindi che sono state recepite chiaramente nel nostro piano industriale, abbiamo avviato questo progetto, è già stato bandito, il bando scadrà a settembre e abbiamo un sistema di automazione dei parcheggi struttura fissa, quindi cavallotti, zaere e anche il fosso, che poi funzioneranno chiaramente con un sistema che sarà a quel punto unico. In questo momento se io voglio parcheggiare al cavallotti dovrò avere la tessera del cavallotti, l'abbonamento al cavallotti, allo zaera la stessa cosa perché i sistemi non si parlano, non dialogano. In questo modo invece avremo un unico sistema, attraverso l'app di ATM tu puoi parcheggiare ovunque e pagare come vuoi e in più abbiamo questo sistema di parcheggio intelligenti, proprio lo smart parking, che prevede appunto di inserire nell'asfalto dei piccolissimi sensori o delle telecamere in altre parti della città che consentono appunto di comunicare all'utente, quindi all'automobilista, dove sono i posti liberi, già glielo dice prima, quindi si può arrivare là, parcheggiare, il sensore chiaramente si attiva al momento in cui la macchina parcheggia, quindi scatta anche il tempo per il pagamento e il nostro personale che fa le verifiche sa ad esempio che nell'822 c'è una macchina che non ha pagato, che è parcheggiata ma non ha pagato e quindi si può indirizzare là per capire come mai non ha pagato ed eventualmente multare chi non ha pagato, quindi se è stato fatto l'abuso. Questo quindi il nostro personale, quindi anche con la bicicletta diciamo si fa il giro, mentre adesso si deve fermare macchina per macchina, controllare il grattino, vedere se ha parcheggiato, se ha pagato con MyCicero, con EasyPark, insomma è molto più complesso. Ma soprattutto lato automobilista questo consente di sapere già prima dove troverò i posti liberi, io quindi mi indirizzo direttamente là anziché continuare a girare il traffico parassita, dicevamo poco fa, che è quello di chi continua a girare perché non trova posto e quindi va avanti e indietro sperando che si liberi il posto. In questo modo questo problema diciamo si risolve e tutto ciò ci consentirà anche domani di applicare anche se l'amministrazione lo vorrà o ci indirizzerà in questo senso delle tariffe ad esempio variabili, cioè io più mi voglio avvicinare al centro più si alza la tariffa o meglio se al centro ci sono solo 3 posti, 5 posti, si alza la tariffa, mentre se io voglio parcheggiare un pochettino più distante dal centro invece pagherò molto di meno proprio perché avrò molti posti a disposizione. Quindi questo per far sì che il cittadino diciamo sappia già prima, l'automobilista sappia già prima dove sono i parcheggi, si possa indirizzare lì con tranquillità e soprattutto se vuole parcheggiare nei parcheggi di interscambio sa di avere a disposizione una flotta di bus, di tram, sistemi di bigliettazione automatica, gli display di informazione che gli diranno appunto tra quanti minuti arriverà il bus, tra quanti minuti arriverà il tram, quindi sa bene come muoversi e può muoversi in serenità utilizzando i nostri mezzi pubblici.